Roberto Marrazzo, ex sindaco di Sant'Egidio del Monte Albino ed attuale consigliere comunale di opposizione con la lista civica Coraggio Sant'Egidio, ha espresso dure critiche riguardo al cantiere del municipio di Viale della Pace, definendolo un monumento all'incuria e all'inefficienza amministrativa. I lavori per l'adeguamento sismico della storica sede municipale sono fermi da oltre 2 anni. Qui siamo davanti ad un monumento all'incuria e all'inefficienza amministrativa. I lavori furono consegnati nel giugno del 2021, dovevano essere ultimati in 300 giorni, siamo quindi in un ritardo stimabile in oltre 2 anni. Il comune adesso, l'amministrazione comunale, ritiene di poter ovviare con una variante a quella che è stata una imprecisione totale dal punto di vista progettuale, una mancanza di pianificazione seria ed effettiva che caratterizza tutte le scelte di questa amministrazione anche in fase di gestione. Marrazzo ha inoltre sollevato preoccupazioni sui costi sostenuti per l'affitto della sede temporanea del comune, trasferito a Palazzo Ferraioli nel centro storico dopo l'inizio dei lavori. Secondo Marrazzo, l'affitto rappresenta un ulteriore peso finanziario per il comune, aggravato dai ritardi nei lavori di adeguamento. Riteniamo importante anche sottolineare, non ci stancheremo mai di farlo, che l'incuria e il ritardo su questi lavori sta producendo un danno economico notevolissimo, perché il comune nella struttura attuale di Palazzo Ferraioli paga un canone annuo di oltre 66.000 euro. Quindi veramente c'è materia per la Corte dei Conti, ma c'è materia, io ritengo, soprattutto per una valutazione seria dei cittadini che si trovano a dover verificare ogni giorno di più l'inefficienza e l'incapacità di questa amministrazione.